Ciao a tutti amici, ero un po' indecisa se fare questo video sul menù di Natale perché sono momenti un po' difficili per tutti, mi sembra. I tempi non sono dei migliori, insomma, non sono tempi tranquilli come anni fa in cui si arrivava al Natale più sereni, con aspettative e prospettive più certe. Qualcosa è cambiato, ma questo non ci deve impedire di essere positivi. Non dobbiamo arrenderci. Essere positivi può aiutare anche che chi oggi non ha molto e casomai domani può avere di più e raggiungere la sua felicità, perché tutti meritiamo di essere felici e non solo a Natale. Il mio messaggio per questo Natale è di non esagerare con il cibo, però, dolci, grassi, alcol, sia per rispetto nei confronti di chi ha meno di noi, sia per rispetto nei confronti di noi stessi, perché mangiare bene non deve voler dire farsi del male. E adesso vi dimostrerò come fare. Vabbè Simona, per te è facile, ma mia zia è celiaca, mia figlia è vegana, mio figlio è onnivoro e ha sempre fame, mio marito al vino proprio non vuole rinunciare e mio papà ha la pressione alta e deve mangiare leggero. Se va come l'anno scorso, entro in cucina il 22 e esco il 24, appena in tempo per il cenone, con quattro menù diversi. Niente panico, che siate onnivori, vegani o vegetariani, ora vi svelo un segreto per fare un menù di Natale perfetto e adatto a tutti. Vedrete, è facile, veloce da cucinare e di grande impatto. È un menù esclusivo che ho creato per voi insieme a Serena Babbo, mia cara amica e da oltre 15 anni chef salutista tra le più apprezzate. Pensate che è stata scelta come chef personale da Jeremy Scott, il direttore creativo di Moschino, quando viene in Italia. Vedrete, è un viaggio tra sapori e profumi della cucina tradizionale italiana, classica e moderna, con alcune sfiziose escursioni verso sapori fruttati, esotici, molto creativi e stimolanti. Siete pronti? Prendete carta e penna, ora vi dico tutto. Iniziamo subito con tante portate diverse come antipasto che devono avere lo scopo di aprire e preparare lo stomaco a ricevere e digerire il buon cibo che arriva dopo. Consiglio di iniziare con frutta e verdura cruda, preparate in modo sfizioso e originale per stuzzicare l'appetito di tutti. Cubetti di ananas spolverati con polvere di paprika per cominciare, poi radicchio rosso con fettine di mela croccante condita con aceto balsamico e dadolata di avocado e sedano con pepe bianco e striscioline di zucchine crude tagliate con il pelapatate e arrotolate con un ripieno di pomodorini e olive taggiasche. Tutto molto fresco e stuzzicante. Come primo piatto propongo un risotto al prosecco di Valdobbiadene o allo Chardonnay o un altro vino profumato con semi di papavero. È molto semplice da preparare. Si usa il vino o il prosecco al posto dell'acqua o del brodo per cucinare il riso e una volta impiattato lo si spolvera con i semini di papavero. Molto di effetto. Per secondo consiglio delle scaloppine al limone che potete fare in due versioni, con carne bianca, pollo, vitello per chi è onnivoro e con seitan o tempeh per chi è vegano o vegetariano. Sono buone entrambe. Per mantenere leggera questa ricetta vi consiglio di fare una base con olio di oliva e brodo vegetale in polvere, poi aggiungete il succo di un limone e un cucchiaio di amido di mais o maizena. Si possono servire con del semolino di riso bianco cotto come polentina o con della polenta di mais e con delle zucchine trifolate al latte di cocco. Le zucchine sono molto semplici da fare, si fanno trifolare come da ricetta tradizionale. Alla fine si spegne il fuoco e si aggiunge un bicchiere di latte di cocco, quello cremoso, e si lasciano mantecare ma senza mescolare. Sono pronte così. Questa portata è particolare, è ricca di sapori e di contrasti. L'aspro del limone ben si accompagna al salato del semolino o della polenta e al dolce delle zucchine al cocco. È un piatto sempre molto apprezzato da tutti. Al posto del pane consiglio delle mini tartine, delle gallette o dei triangolini di mais serviti con crema di hummus, crema spalmabile di ceci, molto gustosa.
Se volete un'insalatina per rinfrescare la bocca prima del dolce, questo è il momento. Si può rendere sfiziosa con una vinaigrette di olio di oliva, salsa di soia, limone e fogliette di basilico fresco. Ed ecco il momento del dolce immancabile. Che ne dite di un classico budino al cioccolato che potete fare anche con latte vegetale, di soia o di avena, ma con un tocco in più? Prima di versarlo nello stampo o negli stampini, aggiungete delle uvette che avete messo precedentemente a mollo nel rum e mescolate bene. Poi, prima di servirlo, spolverate il budino con un mix di granella, di nocciola o di pistacchi. Vi è piaciuto questo menù? Adesso vi svelo il mio segreto. È un menù che mette d'accordo tutti: la zia celiaca, la figlia vegana, il papà con la pressione alta che deve mangiare leggero, perché è senza glutine, ve ne eravate accorti, ed è vegano se scegliamo le scaloppine vegetali. Ricordate, bisogna restare in forma a tavola e anche dopo mangiato, per non ridursi spiaggiati come trichechi in letargo sul divano, altrimenti non godrete più di nulla durante le feste. Ed è giusto godersi il piacere della buona tavola, del buon vino e della buona compagnia. Ma sapete una cosa? Va fatto nel modo giusto, perché se poi vi pentite dei troppi eccessi, rovinate anche il piacere vissuto in quei momenti. Ed è un peccato. Nella vita bisogna guardare sempre avanti e non indietro, e bisogna sempre godere senza ripensamenti, in tutti i sensi. Ecco il senso di questo menù, che nutre senza appesantire, stimola i sensi senza stancare e avvicina le persone, abbracciando i gusti e le esigenze di tutti. È il mio menù per stare bene durante e dopo le feste, e adesso può essere anche il vostro menù. Buon Natale a tutti! Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video e tanti nuovi menù. Stuzzicante questo menù, vero? Condividetelo con i vostri amici e sui vostri social, e anche loro trascorreranno un Natale gustoso e sano, senza ripensamenti. Provate questo menù e poi scrivetemi com'è andata, sono molto curiosa, voglio leggerlo nei commenti qui sotto. Buon Natale a tutti e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao! We'll be right back.